Fatta la maxi operazione tra Juve e Milan, Higuain va in rossonero ed è già osannato dalla tifoseria. Bonucci torna alla Juve e Caldara passa al Milan. Per l'argentino ingaggio super, in 3 anni quasi 30 milioni. Mentre l'Inter continua a sognare Modric, il Napoli stenta a piazzare un colpo da 90 e anche per il terzino destro continua a temporeggiare. Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Parleremo diffusamente della maxi operazione tra Juventus e Milan. Lo faremo con Lorenzo Di Benedetto, buonasera. Ciao Lorenzo e buonasera a tutti. E un saluto anche a Ivan Cardia. Buonasera. Il più tecnologico della redazione. Beh, siamo una redazione tecnologica però. Ma tu sei avanti a tutti. Grazie. E dal punto di vista tecnico, in questa operazione tra Juventus e Milan ci guadagnano i rossoneri con l'arrivo di Higuain e di Caldara. È chiaro che poi rispetto alla Juventus hanno due giocatori che si sono presi in casa, a differenza della Juve che vede il ritorno di Bonucci. Però ecco, dal punto di vista tecnico, analizzando ad ampio raggio questa operazione, cosa ti senti di dire? Ma alla fine fanno entrambe quello che più conviene. La Juventus comunque, se guardiamo alla rosa nel complesso, prima aveva Caldara e Higuain, ora Bonucci e Cristiano Ronaldo, quindi probabilmente la Juventus si è rinforzata, sicuramente la Juventus si è rinforzata nel complesso. Il Milan porta a casa uno dei migliori centravanti visti in Serie A negli ultimi anni, un difensore molto promettente come Caldara, certifica un po' il fallimento del progetto Mirabelli, Fassone e Lee Yong-gong, ovviamente, perché Bonucci era stato il colpo da 90 di questa prima gestione del Milan ed è ora il primo ad andarsene, tra l'altro, dei big arrivati l'anno scorso, quindi certificato ormai il fallimento di questa brevissima esperienza rossonera. Leonardo si presenta benissimo, forse lui quello che ne esce meglio, perché comunque regala al Milan un gran colpo. Poi la Juventus comunque a livello economico ne guadagna di più, entrambe fanno plusvalenza sullo scambio Bonucci-Caldara, quindi i bilanci di entrambe sorridono, e quindi secondo me è un'operazione davvero alla pari, nel senso che ognuna ha avuto il suo ritorno in termini di convenienza. Certo, ora il Milan può essere una rivale per la lotta a scudetto. Ecco, restando su Higuain, c'è anche da sottolineare come il calciatore argentino percepirà dal Milan in 3 anni quasi 30 milioni. Quindi anche questo testimonia la volontà di investire da parte della nuova proprietà rossonera. Sicuramente è stato probabilmente Gonzalo Higuain l'ostacolo più grande di questa maxi operazione. Questo perché? Perché chiaramente Higuain, se ne è parlata a più riprese, sembrava essere diventato quasi la merce di scambio, sembrava dover essere un giocatore normale, e forse però ci dimentichiamo che stiamo parlando di uno dei migliori centravanti al mondo. E quindi lui, sapendo tutto questo, sapendo che la Juventus avrebbe dovuto cederlo per forza dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, sapendo che il Milan aveva bisogno di lui per completare quella squadra che era di fatto stata fatta e disegnata lo scorso anno, ha preteso tanti soldi, e questo è abbastanza inevitabile, anche perché, e bisogna dirlo, Higuain non è più giovanissimo, compirà 31 anni il prossimo 10 dicembre, e per questo è a firmare quello che potrebbe essere l'ultimo grande contratto importantissimo della sua carriera, e quindi ha cercato di massimizzare il più possibile da questo contratto. Certo è che Higuain credo che farà la fortuna del Milan, e quindi il Milan fa bene a investire così tanti soldi, perché soprattutto nella seconda parte della passata stagione, con l'arrivo di Gattuso, abbiamo visto un Milan completamente trasformato rispetto a quello di inizio stagione con Vincenzo Montella. Tutto iniziava ad andare per il meglio, i meccanismi andavano perfezionandosi, poi è chiaro, ha pagato la lunga rincorsa, e quindi alla fine dell'anno non è stato il Milan brillante di quello di metà stagione, ha straperso 4-0 la finale di Coppa Italia contro la Juventus, però il grande neo del Milan dell'anno scorso era quello di avere Kalinic e André Silva davanti, ovvero il migliore attaccante era Cutrone, che veniva dalla primavera. Due acquisti sbagliati per l'attacco, con Higuain adesso il Milan è una squadra vera. Higuain dunque potrà far cambiare volto al Milan? Lo abbiamo chiesto a Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 78. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Daniel Bertone, grande ex attaccante, parliamo proprio di attaccanti, in particolare di Higuain, che si è trasferito al Milan. Come giudichi questa operazione, questo trasferimento dalla Juventus al Milan? Bueno, la Juventus ha preso a Cristiano Ronaldo, sono calciatori di una certa età, io non so se mi giocherei per un giocatore dell'età di Higuain, un grande calciatore, un grande capocagnoneri, però io quando ti ho visto a te ti ho detto Lautaro Martinez, credo che farà bene, che dovrà adattarsi al calcio italiano, però è un giovane. E Higuain al Milan come lo vedi? Riuscirà comunque a risolvere il problema del gol del Milan? E non lo so, secondo i giocatori che ha di dietro, il regista o lo esterno che ha il Milan, sicuramente lui farà tanti gol perché è un goleador sempre lì. Sa giocare anche di spalla alla porta, capito? Sa giocare molto bene, e va fuori dell'aria, è uno che fa gioco. Capito, mi pare un giocatore interessante, però gli anni passano per tutti. Però l'avresti visto bene anche ai mondiali con l'Argentina, sì, però di no, più in campo? Sì, di più in campo, però non ha tenuto la possibilità. Credo che dovevano aver andato Icardi e Lautaro Martinez giovanes, perché noi abbiamo bisogno, come l'Italia, di fare un cambiamento generazionale. Non possiamo più giocare con giocatori che hanno dato tanto per il calcio argentino, però già sono gente grande. Senti, nella prossima stagione sarà ancora la Juventus a vincere lo scudetto, visto gli acquisti che è riuscita a mettere a segno, in particolare Cristiano Ronaldo e soprattutto chi ha preso? Cristiano Ronaldo, poi c'è stato il ritorno di Bonucci dal Milan. E Bonucci non poteva giocare fuori della Juventus, te l'ho detto l'anno scorso, senza Chiellini è una coppia formidabile, adesso non so. Magari si riforma quella coppia. Se si riforma la coppia, e la Juve farà bene. E dietro la Juve manca Buffon. Sì, manca la bandiera. Manca Buffon, però comunque torna un pilastro per la Juventus. Tra l'altro, a proposito di Bonucci, ha detto Allegri non è cambiato in questi ultimissimi tempi, e quindi Allegri evidentemente è contento di riabbracciarlo. A testimonianza della volontà ferma di Bonucci di voler tornare alla Juventus, c'è stata anche la decisione di tagliarsi l'ingaggio da 8 milioni a 5 milioni e mezzo. Beh, era inevitabile, perché comunque nel Milan Bonucci è andato ad occupare, lo dicevo prima, un posto specifico, era il colpo da 90, era il leader, era il capitano del Milan, e quindi era giusto avesse l'ingaggio più alto nella rosa rossonera, era stato strappato comunque alla squadra campione d'Italia. Torna un anno dopo la Juventus e si deve reinserire nel gruppo, comunque deve rispettare le gerarchie anche economiche della Juventus. È impensabile che Bonucci possa prendere quanto Dybala, per fare un esempio, quindi è giusto che vada a ridursi l'ingaggio, è un passaggio che lui ha voluto fortemente fare. Tutto nasce dalla volontà di Leonardo Bonucci di tornare a Torino e di tornare alla Juventus. Secondo me dovrà anche lavorare sulle gerarchie difensive, perché Allegri ha detto non è cambiato, però comunque Chiellini è ovviamente titolare inamovibile, Benazia ha conquistato posto nel corso della stagione, Rugani, se come sembra effettivamente rimarrà, ha un anno in più e ancora più rodaggio e dovrà giocare, quindi Bonucci dovrà comunque ritrovare il suo posto nella Juventus, un posto che aveva avuto per 7 anni e che poi ha abbandonato. Ora gli toccherà riconquistare tutto, a partire ovviamente dall'affetto dei tifosi. Un'altra voce importante su questa maxi operazione tra Juventus e Milan, quella di Mario Sconcerti, che è intervenuto ad RMC Sport, sentiamolo. Cristiano Ronaldo è un tipo di affare, Higuain è un altro tipo di affare, sono tutte e due estremamente importanti. E devo dire che comunque sia, una cosa era Cristiano Ronaldo insieme a Higuain, una cosa è Cristiano Ronaldo meno Higuain. Quindi mi sembra che questo tipo di affare intanto sottolinei come veramente stia cambiando qualcosa nel nostro calcio, perché stanno succedendo cose che veramente fino a pochi giorni fa non sarebbero state pensabili. Quindi i soldi ne girano pochi, se calcoliamo che si muovono Higuain, Bonucci, Caldara e per il primo anno passano, almeno per quello che si sente, non più di 18 milioni di euro contanti, quindi di soldi ne girano pochi. Qui è stato molto bravo, non so chi, mi sembra che sia stato Leonardo ad avere l'idea, sì, l'idea originaria,
nel senso che ha sfruttato, proprio sfruttato al massimo la voglia di andarsene di Bonucci. Sembrava che fosse un danno per il Milan, o comunque un qualche cosa che prescindeva dalla volontà del Milan, in realtà è diventata la benzina del Milan. Luca, che Mario Sconcerti elogia il lavoro di Leonardo, proprio come aveva fatto poco fa Ivan Cardia. Abbiamo parlato poco di Caldara, che comunque questo giocatore merita la nostra attenzione, questo giocatore giovane che era stato acquistato dalla Juventus, era stato parcheggiato all'Atalanta e si pensava che quest'anno potesse trovare il suo spazio. Si è presa un bel rischio la Juventus lasciandolo andare? Penso di sì, faccio una premessa. Caldara, mio modestissimo parere, è secondo me il miglior centrale italiano che c'è in questo momento. Lo preferisco a Rugani, lo preferisco a Romagnoli, è chiaro, sia Rugani che Romagnoli hanno giocato in grandi club e quindi hanno già avvertito le pressioni e hanno già fatto quel passaggio lì. Però Caldara ha dimostrato di essere, nelle due stagioni da titolare all'Atalanta, un vero difensore leader che riesce a guidare la difesa, che esce palla, una sorta di Bonucci, mettiamola in questo senso, un giocatore che comunque fa ripartire l'azione, un giocatore che è molto bravo nell'uno contro uno, sa dettare i tempi a tutta la difesa. Quindi secondo me il Milan ha fatto un grosso acquisto con Caldara, anche perché lo andrà ad affiancare ad Alessio Romagnoli, e questo chiaramente non lo possiamo nascondere, saranno loro due i titolari al centro della difesa del Milan nella prossima stagione. Non avrebbe probabilmente avuto lo stesso spazio a Torino, questo certo. È evidente, perché comunque Chiellini e Benassia partivano sopra nelle gerarchie. Per quel che riguarda Caldara, però, penso che possa essere una buona scelta anche per lui, perché comunque sia dal Milan potrà uscire, se sarà un giocatore, può essere il Milan, non me ne vogliono i tifosi del Milan, comunque uno step intermedio nella sua carriera, perché comunque sia al momento il Milan non rappresenta uno dei top club europei, e quindi se farà bene quest'anno con la maglia del Milan a San Siro, in uno stadio che fa paura a tutti, certo, quando ci si entra dentro, e anche in Europa, chissà che il prossimo anno non possano tornare le vere big a bussare alla porta del Milan, sempre che il Milan in questo anno non ridiventi proprio una big. Ivan, rischia di mangiarsi le mani in futuro la Juventus per questa cessione di Caldara al Milan? È chiaro che la Juventus ha puntato sull'immediato e sulla possibilità di vincere tutto subito. Ma il mercato della Juventus ha un filo conduttore abbastanza chiaro: prendi Cristiano Ronaldo perché vuoi puntare alla Champions, riprendi Bonucci, ora non dico che Bonucci faccia la differenza in ottica Champions League, ma comunque stai scommettendo sull'oggi, e quindi mi sembra abbastanza evidente il rischio. Allegri ha detto: siamo stati costretti a cedere Caldara, probabilmente, insomma, per come si stava sviluppando la trattativa c'era la necessità di far partire Caldara. Beh sì, perché la Juventus doveva coprire quel disavanzo che comunque l'arrivo di Cristiano Ronaldo ha comportato nell'immediato. Caldara rappresenta, lo dicevo prima, un'importante plusvalenza a bilancio, perché consideriamo lui è stato pagato 20-25 milioni di euro, ma due anni fa, sì. Nel frattempo c'è tutto il discorso legato all'ammortamento, quindi Caldara al momento per la Juventus rappresenterà una plusvalenza di 30 milioni di euro, 25-30 milioni di euro, son soldi importanti a livello di bilancio, che sarebbero dovuti arrivare da Rugani, però la Juve lì ha registrato il Chelsea un po' indeciso, su Rugani e anche su Higuain. A quel punto ho detto vabbè, il Milan comunque ci garantisce su Higuain di non fare minusvalenza, perché poi con tra prestito e riscatto Higuain andrà a costare 55 milioni di euro, e quindi la somma che era iscritta a bilancio Juventus per quest'anno, da Caldara di ottenere una plusvalenza, quindi comunque avrà un conto economico positivo. Il rischio tra qualche anno di mangiarsi le mani c'è, però se magari nel frattempo sarà arrivata una Champions League sarà un bel mangiarsi le mani, sinceramente. Parliamo adesso del Napoli, perché tutte le big stanno piazzando colpi estremamente importanti, colpi che fanno sognare le tifoserie, la Juventus, l'Inter, in parte anche la Roma, mentre il Napoli continua a temporeggiare, continua a rimandare i propri colpi. Servirebbero almeno due acquisti, i tifosi si aspettano un big in attacco, però c'è un senso di incertezza sul mercato del Napoli.
Sì, senso di incertezza perché pensiamo che debba arrivare il big, perché comunque Aurelio De Laurentiis è stato molto chiaro, ha detto che i big non arriveranno, ha chiuso a tutti i big che sono stati accostati al Napoli e quindi se ne dovranno fare una ragione, credo, i tifosi Mi partenopei. riferisco naturalmente anche ai rinvii che ci sono in continuazione a proposito del terzino destro, tanti nomi che vengono accostati, che Sì, sembra no, io facevo soltanto un implicito. discorso proprio relativo al big. Certo. Si è parlato di Benzema, Cavani, Di Maria, tutti questi giocatori che sono stati smontati da Aurelio De Laurentiis, che si è preso tutta la scena per sé quest'estate, lo possiamo dire, perché diciamo, è riuscito anche a oscurare, tra virgolette, anche Carletto Ancelotti, che è arrivato da tanto tempo. Non è stato un colpo alla Cristiano Ronaldo, ovvero dei primi di luglio, ma è stato un acquisto, se così lo possiamo chiamare, quello di Ancelotti, chiuso in netto anticipo rispetto all'inizio ufficiale del calciomercato. Dopodiché, se, tutte le attenzioni sono andate veramente su Aurelio De Laurentiis, che sta rischiando un po' tanto con la piazza, perché comunque, se le cose andranno bene al Napoli, e mi riferisco soprattutto ai primi 2 o 3 mesi, quelli dove ci sarà anche il girone di Champions League, se le cose andranno bene, tutti dimenticheranno il fatto che non è stato preso il big. Se davvero non dovesse arrivare, mancano 15 giorni alla fine del calciomercato in Italia. Se però le cose dovessero andare male, sarebbe una bella gatta da pelare per il presidente del Napoli, perché già viene contestato adesso, striscioni a Napoli negli ultimi giorni. Se la Juventus dovesse partire benissimo, l'Inter dovesse andare dietro la Juventus e magari anche la Roma e il Milan dovessero partire bene, sarebbe un bel problema per il Napoli, soprattutto perché non è stato preso questo big. Nel caso in cui fosse arrivato Cavani, poteva succedere qualsiasi cosa all'inizio della stagione. Comunque De Laurentiis aveva riconquistato i tifosi. Sul Napoli sentiamo ancora Daniel Bertoni, che è anche un ex partenopeo. Che Napoli si continua e si è rinforzato in qualche ruolo, può lottare lo scudetto come l'anno scorso. Pensi che il Napoli debba avere anche un altro attaccante, un big in Sì, attacco? mi pare che è andato via Cavani, che è l'ultimo capo cagnaneri che ha tenuto un grande calciatore. Sì, oltre a Higuaín, A naturalmente. Higuaín anche, che ha fatto il record, credo che un calciatore così avrebbe bisogno. Higuaín le avesse venuto bene di nuovo, però non c'è tanto amore. Chi vedresti bene come big in attacco per il Napoli, tra i vari nomi che sono stati fatti, non soltanto Cavani, ma anche Benzema, ad esempio? I Benzema non l'hanno voluto per l'età. Credo che gli anni passano per tutti, come ti ho detto prima, però non ci sono tanti centravanti nel mondo. Dimmi quanti centravanti sono come Higuaín, come Icardi, come Lautaro Martinez, che farà bene, Benzema. Non ci sono tanti, Luis Suarez, però per fare una grossa squadra deve spendere soldi, se no non lo farai mai. Probabilmente da parte di De Laurentiis non ci saranno spese folli per la chiusura del mercato. Intanto si avvicina il portiere Ochoa. Era così necessario, sarebbe così necessario chiudere per questo portiere, considerato che comunque Meret a breve recupererà. Ma secondo me no, considerato l'investimento importante che è stato fatto su Alex Meret, è chiaro che è difficile caricare su Meret tutta l'attenzione dell'essere titolare del Napoli, però hai pagato lui Carnezis una cifra attorno ai 30 milioni di euro e a quel punto è lui per forza di cose il suo titolare, anche perché Ochoa è un buon portiere, però ne sentiamo parlare ogni 4 anni quando ci sono i mondiali, poi nel mezzo raramente spicca a Si fa un livello investimento per un internazionale. portiere che peraltro non è neanche un ragazzino, insomma. Sì, che peraltro poi va ad occupare un posto da extracomunitario, che è il motivo per cui il Napoli non ha mai accelerato su Arias, quindi è un acquisto un po' particolare, vedremo, io as mi aspetto, ha ragione Lorenzo, sono d'accordissimo con lui, magari il Napoli si sveglierà e comunque al netto delle smentite di De Laurentiis un big riuscirà a piazzarlo. Vedremo, grazie a Di Grazie a Mancardia te e grazie a Lorenzo. Lorenzo Di Grazie a te. Benedetto, grazie a tutti voi per averci seguito. Buona serata.